Buongiorno, mi chiamo Maura Rosio, sono il direttore dell'unità operativa compressa di endocrinologia e vi voglio parlare di diabete mellito, cioè di una malattia che si caratterizza, come tutti sapete molto bene, per livelli di zuccheri elevati nel sangue. Il diabete mellito può essere di vari tipi, il più frequente è sicuramente il diabete mellito di tipo 2 e ben 1,5 milioni di donne in tutta Italia hanno questa forma di diabete. Diabete che è soprattutto prevalente nelle persone più anziane. Almeno il 20% delle donne che hanno più di 70 anni possono avere un diabete mellito, possono avere una glicemia elevata, degli zuccheri alti. Ma che interessa anche le persone obese, che interessa anche le donne che hanno un'alimentazione sregolata, quindi una malattia molto frequente. Diabete mellito però può interessare anche i più giovani, può interessare le bambine, può interessare le adolescenti o le giovani donne. Si tratta in questi casi di solito di diabete mellito di tipo 1, cioè di una forma su base che si caratterizza per una carenza di insulina e che può dare delle forme più gravi di diabete. Se la gravità del diabete è variabile, però una cosa dovete sapere, cioè che questa malattia non interessa solo gli zuccheri nel sangue, ma interessa tutti i metabolismi, interessa tutti gli organi ed apparati, fa danni a livello cardiaco, fa danni a livello vascolare e quindi interessando tutte le fasi della vita e un pochino tutti i tessuti, gli organi e i sistemi dell'organismo, richiede una terapia complessa, una terapia multidisciplinare. Non deve essere solo il diabetologo o endocrinologo a occuparsi di diabete. Deve essere un centro in cui ci sia il pediatra, in cui ci sia il ginecologo, in cui ci siano delle dietiste in grado di consigliare opportunamente la donna, in cui ci sia al bisogno il chirurgo vascolare, in cui ci sia il cardiologo e molte altre specialità. Quindi l'importante è uno, far diagnosi precocemente, quindi controllare la glicemia nel sangue spesso, ma anche e soprattutto essere seguiti da un centro multidisciplinare. Su alcuni aspetti vorrei che fossero i miei due giovani collaboratori che lavorano tutti i giorni in ambulatorio, cioè la dottoressa Veronica Resi e Valeria Grancini, a spiegarvi alcuni aspetti nelle diverse fasi della vita. La pubertà è un periodo di cambiamenti rapidi, sia fisici che psicologici. Un adolescente con diabete deve affrontare una serie di sfide difficili, che vanno da un regime terapeutico complesso, a una conoscenza approfondita dei nutrienti, a una notevole capacità di adeguare il suo stile di vita, come l'attività fisica e la scuola. I cambiamenti del suo corpo, così come quelli comportamentali e sociali, impattano sulla cura del diabete e viceversa. Il team, che è formato da più figure professionali, quali il diabetologo, l'infermiere specializzato, il nutrizionista, il ginecologo e il pediatra, devono coinvolgere la famiglia e adattare la gestione della cura a quelli che sono i cambiamenti della pubertà. Coinvolgere la ragazza nel percorso decisionale e nella cura di sé è altrettanto importante al fine di promuovere una gestione consapevole del diabete e dei suoi aspetti nella vita di tutti i giorni. Nelle donne diabetiche in età fertile, la contraccezione e la pianificazione della gravidanza sono importanti, ma attualmente meno di un terzo delle donne con diabete in età riproduttiva usa metodi contraccettivi, che possono essere contraccettivi meccanici come il preservativo, o ormoni come la pillola o il cerotto transdermico. Ma il rischio di una gravidanza inaspettata supera il rischio dell'utilizzo dei contraccettivi. Infatti, cosa succede? Se il controllo della glicemia già al concepimento non è ottimale, i rischi materni e fetali aumentano, con più casi di cestosi, di parti pretermine e un raddoppiato rischio di malformazioni neonatali congenite. Sono necessari quindi interventi mirati effettuati da un team multidisciplinare dedicato alle giovani donne con diabete. La programmazione della gravidanza è un percorso che va fatto insieme. Abbiamo osservato come in genere le donne dai 40 anni in su tendono a prendersi poco cura di sé. Questo per diverse ragioni, come numerosi impegni familiari o lavorativi. Le donne portano a dare attenzione, ad esempio, ai figli, ma non a se stesse.
La donna, sappiamo, svolge un ruolo importantissimo nella prevenzione del diabete, perché in genere è la donna che si occupa della selezione e della preparazione dei cibi, di educare i figli ad uno stile di vita sano, incentivando l'attività fisica e la buona tavola. Ma quando si parla di fare prevenzione su se stessa, questo diventa molto più difficile, perché conciliare impegni e cura di sé viene percepita a volte come una sfida molto difficile. In Policlinico, grazie alla collaborazione con i ginecologi e i cardiologi, è attivo un percorso dedicato alle donne proprio in questa fascia di età. Si chiama Progetto Donna Salute, che prevede, durante l'esecuzione della mammografia, la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma ed un prelievo per valutare la glicemia e la colesterolemia, dando così alla donna l'opportunità di effettuare in una sola volta quei controlli che spesso non ha tempo di programmare. La donna in menopausa va incontro a numerosi cambiamenti ormonali, come per esempio la riduzione dei livelli di estrogeni, che portano a modifiche sia fisiche che psicologiche. Frequentemente le donne a quest'età non mostrano a volte i sintomi classici dell'insorgenza del diabete, quali l'aumento della diuresi, il calo della vista, ma queste donne molto spesso hanno fattori di rischio che predispongono al diabete, come l'incremento di peso fino all'obesità, la sedentarietà, lo stress psicologico causato da questa fase che non sempre viene accettata come passaggio naturale, a cui si aggiunge una familiarità per diabete e molto spesso anche un aumento della mortalità e della morbilità legata alle malattie cardiovascolari e cerebrovascolari. Spesso succede che le donne tendano a non effettuare gli esami rutinari di controllo e a perdere così e ritardare molto spesso la diagnosi del diabete. La donna in menopausa necessita di essere vista in tutti i suoi aspetti, da specialisti che sappiano riconoscere i suoi bisogni e le sue necessità.